la pasticceria siciliana ha dei grandi pilastri, le mandorle, la ricotta. Su questi pilastri ci muoviamo per bene a fare dalle paste di mandorla ai cannoli. È importante, è stato il flusso arabo, che con tutti questi aromi, dalle mandorle, dalle spezie, questi profumi, la cannella, i canditi. Consideriamo che la Sicilia, questa isola abbastanza grande, ma la pasticceria è abbastanza diversa, soprattutto diciamo sulla cassata o anche sul cannolo, che cambia tanto la caratteristica della cialda. E ogni provincia ha delle caratteristiche. Parlando del cannolo, già fra Catania, Palermo e Messina c'è la differenza. La differenza sta tanto nella cialda. La nostra cialda nel messinese è molto friabile, chiara come colore, perché viene impastato con un vino bianco, non viene impastato con un marsala o un vino rosso che è nella zona del palermitano. La ricotta è l'importante di qualsiasi cannolo, sia nel palermitano che nel messinese come nel catanese, che sia riempito espresso al momento. Io lo riempio rigorosamente a vista con ricotta dei piani ragusani, perché è una ricotta delicata con gocce di cioccolato e viene decorata all'estremità pistacchio, e io metto il filetto d'arancio, perché secondo me il cannolo siciliano nasce col filetto d'arancio. Nel palermitano il cannolo è molto molto più lungo, più grande e più importante. La cialda è più scura, dovuto al liquore, diciamo al vino che andiamo a mettere, che è marsala o vino rosso, è un pochettino più spessa. Adesso prendiamo un cannolo, che è quello che parlavamo prima, la nostra specialità. Io lo lavoro la ricotta metà di pecora e metà di mucca, perché quella di pecora ha un gusto troppo forte, quella di mucca è più delicata. Lavoro solo ricotta e zucchero. Al momento gli andiamo a mettere delle goccine di cioccolato puro. Andiamo a riempire il cannolo. Si riempiono le estremità. Io lo presento così, bagnandolo dalle due parti col pistacchio di Bronte, il nostro fiore all'occhiello, e per chiusura un filetto d'arancio rigorosamente siciliano e candito naturalmente. Con un po' di zucchero a velo, il cannolo è pronto per poterlo gustare.